trovati. Io sono contento di questo appuntamento che abbiamo con l'amico Michele Satta, che ringrazio di essere venuto. Lui viaggia molto per il suo mestiere, ringrazio di essere venuto apposta dalle amene colline che vedete qua dietro, ha lasciato questo posto per venire nell'inferno di Roma oggi. Oggi Roma è completamente bloccata, infatti abbiamo un po' di amici che non riescono a raggiungere fisicamente, no? Oltre al relatore di poco fa. Non so se per colpa della Merkel o di qualcuno che è in giro per Roma che sia tutto bloccato. Io lo ringrazio per essere qui con noi. Michele è da lungo tempo, me lo racconterà, quindi non perdo di lungo tempo con presentazioni, un importante imprenditore nel campo vitivinicolo, produttore di vino, sta in un bellissimo posto vicino a Castagneto, Carducci, dove si vedono anche i filari, i famosi cipressi di Carducci, e per il mestiere che fa e anche per la specificità del suo mestiere, cioè nel trattare una cosa tipicamente italiana, gli ho chiesto perché non ci viene a raccontare cosa vedi tu come orizzonte del momento che stiamo vedendo, ma non intendo momento ovviamente, soprattutto il momento dal punto di vista imprenditoriale, economico, ma non solo, anche perché ovviamente chi fa vino non fa solamente pura impresa, ma si muove in un ambito che è quello proprio al margine tra la bellezza, la cultura, il gusto, che è appunto la caratteristica italiana più importante nel mondo, il gusto. L'Italia è apprezzata per questo, non tanto perché siamo forti in politica o altro, ma perché il gusto è quello che abbiamo portato nel mondo. Allora ho chiesto a Michele, dici qualche cosa su cosa vedi l'orizzonte, lui ha un grande foglio con un sacco di appunti, quindi sono contento di ascoltarlo e ci racconti qualche cosa. Grazie. Buonasera, sono molto grato di questa trappolona che mi ha fatto Davide e sono anche molto grato di poter parlare e riprendere la mia esperienza. Quando lui mi ha chiesto di parlare sono stato costretto in qualche modo a fare un viaggio nel tempo all'indietro per capire qual era il reale nesso tra la mia vita, la mia esperienza e il momento attuale su questo tema che mi ha molto colpito dell'orizzonte. Di fianco a me la signora Satta, che è causa prima di tutta la mia storia, poi magari faccio un breve accenno non troppo romantico sul tema, e quella che vedete nella prima immagine è la scena, la scenografia della mia condizione attuale. Non è collina, sono a pochi passi dal mare, una delle tante anomalie della mia storia che sono andato a fare vino a Bolgheri, il vino è diventato una top four, perché sono quattro le zone top che si stanno salvando in Italia, ma è il primo luogo italiano dove un grande vino che ha una rinomanza nel mondo è a 5-6 km dal mare. Vai con quello che ti pare. Difatti adesso vedrete quella di ieri che non va. Beh, poi quando la vedete si vede bene il mare e un tramonto di ieri sera. È l'orizzonte di ieri sera, quindi siamo in piena attualità. Io naturalmente mi sono un po' preparato sul tema dell'orizzonte che mi ha molto provocato, avendo un debito anche con l'educazione ricevuta. Ogni uomo arriva a essere uomo sostanzialmente per un cammino educativo che si ritrova addosso, che la sua genetica, la famiglia a cui appartiene, il sangue che ha, gli insegnamenti e gli incontri che lo hanno educato, cioè che lo hanno tirato fuori. E poi la seconda grande dimensione che forma la coscienza di un uomo nella maturità è il lavoro, quindi l'esperienza della... Lui ha usato una parola imprenditore che è una parola molto umana, molto bella. Non è totalmente comprensibile oggi, perché quando si parla di imprenditore si pensa di
dimensioni importanti, di grande progetto, di un uso di capitali, uno ha un'idea e la mette in pratica e intraprende. Ma nella sua accezione vera, l'imprenditore è uno che, di fronte a quello che ha, capisce che la condizione della vita che ha davanti gli serve per fare qualcosa. E se trova una strada, bello bello. Diciamo anche che adesso la domanda che ha fatto, per entrare nella, proprio nell'attualità, che mi ha fatto Davide, è una domanda molto presente nel mio vissuto di oggi, nel mio giudizio. Quindi faccio una brevissima premessa per raccontarvi come è capitato che io sia diventato vignaiolo e poi partiamo, insomma. Diciamo che il grande tema dell'orizzonte io l'ho vissuto come una provocazione in questo senso. L'orizzonte delimita come parola il limite tra il conosciuto, perché anche se l'orizzonte lontano indica un percorso lontano, segna un luogo lontano, appartiene al tuo conosciuto. Cioè l'orizzonte segna un punto dove tu potresti arrivare dotato delle conoscenze che hai. L'orizzonte però segna anche un limite oltre. Potrebbe essere il cielo, e quindi la divisione tra la terra e il cielo, o tra il mare e il cielo, comunque tra qualcosa che tu in qualche modo domini e un oltre. Questo viaggio possibile accende subito una duplice attività dell'uomo, una del conosciuto e una del non conosciuto. Il non conosciuto però è conoscibile. E quindi c'è, per come io ho guardato poi la mia storia, adesso cerco poi di calarlo nelle esperienze che ho fatto, un'attività straordinaria, tipicamente propria dell'umano, per cui in questo cammino, sia nel conosciuto che nel conoscibile, l'uomo non può essere solo. E si accende un viaggio nel conosciuto o più coraggiosamente, in modo più audace, nello sconosciuto, dove è sempre necessaria una guida o comunque un compagno che sia un compagno di conforto autorevole. Ma partiamo appunto da questa presentazione. Io sono arrivato in Toscana, forse l'accento un po' mi tradisce, dal nord, da Varese, ho una genetica sarda e austro-ungarica, quindi sono un bel esempio dell'italiano medio. Bastardo. E a un certo punto, come succede ai giovani di cuore ardente, mi sono decisamente innamorato di una fanciulla che era in classe mia e ho pensato che la dovevo sposare. Ero alla fine del liceo e un saggio amico sacerdote mi ha detto: ma non ci sono problemi a sposarsi presto, sappi che devi essere concreto, cioè ti sposi per fare una casa, hai i soldi per la casa? No, allora non ti sposi. Allora ho detto: come? Può darsi che io possa trovare una soluzione. E il destino ha voluto che proprio quell'estate un signore possidente a Castagneto Carducci in Toscana, titolare di un'azienda, mi chiedesse di se ero disposto ad andare da lui a studiare a Pisa, perché lui voleva traghettare l'azienda verso un orizzonte moderno e pensava che l'ideale era poter condurre l'azienda con un laureato, ed era per lui essenziale che questo laureato fosse inserito fin dall'inizio nella tessitura del luogo. E così ho fatto bingo, ho salutato tutti e sono partito per Castagneto Carducci. Non vi racconto tutti i dettagli, però questo spiega uno strano misto della mia vita, che è passata dalla città, dal liceo classico, alla facoltà di agraria e all'esperienza dell'agricoltura. Siamo nel 74, quindi siamo nel mondo di prima.
Tant'è vero che io ho avuto la fortuna, il privilegio di incontrare la campagna e il lavoro così come era stato sostanzialmente identico a se stesso per diversi secoli in una struttura mezzadrile. Non so se siete esperti, ma significa che l'orizzonte del lavoro era fornire il padrone di una quota dei beni che venivano dalla terra e si coltivava tutto. Quindi io ho avuto veramente un privilegio, visto con gli occhi di oggi, non solo di fare un'esperienza di vero apprendistato, poi essendo piccolo e mi chiamavano il dottorino, tutti i lavori più contro le leggi, quelli insomma che oggi non sarebbero permessi se non ci fossero 70 patentini, li ho fatti. Quindi dalla spaventosa fatica di mettere le scale di legno sopra gli olivi in là, ho fatto un sacco di apprendistato che mi ha però acceso di una indubitabile passione. Mi sono reso conto in questo percorso che il fattore, diciamo, fondamentale del gusto della vita che stava incominciando a travolgere anche tutti i miei pensieri tecnici era il riconoscimento della vita della campagna, del dato, il gusto della terra, della fatica, il tempo inevitabile. Niente avviene perché lo pensi, ma tutto avviene se pensando segui quello che accade. E questo è stato per me un fattore enorme di inserimento in una dimensione concreta. Poi ho avuto il privilegio di poter fare tutto, perché in queste campagne si faceva dal mais al grano, alle semine, le pesche, le fragole, il tunnel, qualunque cosa venisse in mente si poteva fare, e l'orizzonte era di mercato, era il mercato locale sostanzialmente. Il vino era in damigiane e era un prodotto tra i tanti, era sostanzialmente come il pane costava un tanto il chilo, il vino costava un tanto il chilo, con la piccola differenza dei gradi, cioè se il vino aveva gradazione era più pregiato, ma non c'era molta differenza, anche perché la gradazione a quei tempi si raggiungeva con il famigerato zucchero, e quindi si faceva, io faccio sempre l'esempio che in campagna noi facevamo anche 10-15 kg di uva da vino per pianta, oggi se ne fanno un chilo e mezzo. Vi dico queste cose per capire che dal 74 a oggi è stata come un'era geologica per il vino. Io comunque faccio questa vita, mi inserisco nell'azienda, mi sposo nel 78 a 23 anni, divento titolare dell'azienda e nell'83, all'arrivo del terzo figlio, parentesi, la fanciulla che mi ha seguito in questa dissennata storia ha contribuito a questa storia all'inizio con il suo stipendio perché faceva l'insegnante, poi l'ho dovuto anche strappare a questo ruolo per farla diventare vicina a me nella crescita dell'azienda, e abbiamo 6 figli. Quando al terzo figlio io ho deciso, per una serie di motivi che non vi dico ma molto semplici, che quella vita mi piaceva al punto che aveva senso solo se la facevo per me. Quindi mi sono licenziato dall'essere fattore, avevo intuito il grande cambiamento dell'agricoltura italiana in quel momento, che è prodromo di quello che devo dire per rispondere a Davide, e quindi io pensavo, se devo fare questa vita per cui vado sul mercato alle 5 per spuntare il miglior prezzo e la sera devo riuscire per andare a chiudere le serre, o lo faccio per me o non ha senso. Questo è stato molto fortunato nel tempo, perché questo passaggio che è stato in totale precarietà, quindi con zero soldi, con solo un entusiasmo e una passione,
aiutato da un carissimo amico che in quel momento ha deciso anche lui di rischiare con me questa impresa, sostanzialmente abbiamo condotto in affitto tutta un'attività imprenditoriale che era a questo punto la coltivazione di circa 10 ettari di vigna. Nel tempo questa storia si è snodata e io sono arrivato a coltivare oggi in proprietà una ventina di ettari. Sono passato quindi dall'essere un agricoltore che faceva tante cose ad essere un vignaiolo. Adesso appunto stravolgo un po' il mio tema, però sempre sul tema dell'orizzonte, questo passaggio ha voluto dire un cambiamento d'orizzonte totale, perché nell'inizio, diciamo anche solo prendendo la parte in cui sono diventato vignaiolo, il mio vino era sostanzialmente il vino del mondo di prima, quindi il problema era di farne tanto e di venderlo, ma il prezzo era quello. Oggi l'orizzonte è totalmente diverso. Mentre prima il vino potevo pensare con molta fatica di venderlo agli amici delle famiglie, quindi a Varese e a Milano, oggi posso pensare che il mio vino può essere venduto, fa scena dire in America, in Cina, a Saigon, però è veramente un simbolo del mondo di oggi dappertutto. E posso essere inserito in un orizzonte anche di confronti con i vini più importanti del mondo. E questo è, nell'arco di una vita, una sorpresa incredibile, un cambiamento di assetto mentale e di organizzazione enorme. A questo punto, ripeto, io stravolgo un po' il percorso. Posso intervenire? Diciamo che il tuo bianco, se non ricordo male, ha vinto il premio come il miglior bianco del mondo, vero o no? No, visto non lo dici tu, lo dico io. Cioè, perché per capire l'orizzonte di 10 ettari del contadino, per un certo punto, che Lesato diventa un nome importante in tutto il mondo per il vino, perché il suo bianco, adesso lo dico male, quindi scusami, viene premiato come il miglior bianco del mondo, o uno dei due, non so, le parole esatto, ma però lo dico perché lui sta volando molto basso, però il vignaiolo, per carità, ho avuto degli aiuti divini. Il primo è stato che Giulia Roberts ha scelto di bere il mio vino, che si chiama Costa di Giulia, e quindi tutti i giornali ne hanno parlato e già sono diventato famoso. Il vero motivo, secondo me, è che Giulia Roberts ha visto Costa di Giulia e ha detto questo è il mio vino e ho preso il vino. Ma ci sono sempre queste casualità della vita e non bene così. Ah, giusto, anche Obama ha bevuto il mio vino, anche lì i giornali ne hanno parlato, ma anche lì il trucchettino, secondo me, è stato che io lo vendevo in un ristorante di in California, a San Francisco, e lui andava lì perché amava i ristoranti italiani e l'aveva visto già a Chicago, dove lui è nato come politica, come presidente, però anche lì la vulgata dice che ha scelto il vino per farlo bere a sua moglie perché c'era scritto Michele e lui un po' analfabeta ha pensato che fosse Michelle, quindi. Però, diciamo, queste cose sono, ci sono mille episodi in una vita che fanno divertire di questa traiettoria, però è interessante veramente, se vogliamo guardare come succede ormai, se mi giro indietro ci sono quasi 50 anni, veramente il cambiamento tra un orizzonte di mercato locale e un orizzonte di mercato internazionale. Il vino poi è il prodotto più fortunato del mondo da questo punto di vista. Io sono appassionatissimo, l'ho detto mille volte, sarà noioso dirlo sempre, ma per me è veramente commovente, perché mentre qualunque prodotto dell'agricoltura prodotto viene consumato, e quindi è come se nell'orizzonte mentale di ogni uomo il vino fosse un di più, un qualcosa oltre, perché mentre tutto ciò che tu produci con la terra serve per l'alimentazione,
Il vino non solo serve per qualcosa di più che non l'alimentazione. Non voglio adesso entrare nella simbologia anche importantissima del pane e del vino per chi è cattolico, ma letteralmente il vino nella storia della cultura ha rappresentato prima l'ebbrezza, poi piano piano è diventata un'ebbrezza preziosa, perché quel vino lì, di quel posto lì, non solo io lo posso bere subito, ma lo posso bere dopo 10 anni, dopo 20 anni. E quindi in tutta la nostra umanità, che ha costruito il suo percorso sostanzialmente su delle esperienze, è stata la prima esperienza naturale, quasi legata a una necessità biologica, il nutrimento, che non solo sfondava con l'idea del piacere, ma sfondava con l'idea della durata. E quindi in qualche modo era una suggestione di qualcosa che può essere per sempre. Io ho bevuto l'altro giorno una mia bottiglia del 90 con una commozione incredibile, e mi è capitato di bere dei vini che hanno 60 anni, 70 anni. Laddove il vino riesce ad esprimere un'armonia e un'emozione, poi pensate a quel che vi pare, ma comunque nella nostra intima percezione delle cose è un passaggio incredibile. Però qui voglio, adesso questo lo posso chiudere, voglio rispondere alla provocazione che secondo me è molto bella di Davide ed è molto interessante perché attraversa molto l'attualità dell'oggi della mia azienda. Intanto io a questo punto posso dire che non è più la mia azienda, ma è l'azienda dei miei figli. Noi con Lucia abbiamo deciso di stravolgere le abitudini italiane, per cui gli italiani rimangono fondamentalmente convinti di essere in attività fino agli 80 anni, addirittura facciamo i presidenti della Repubblica che abbiano almeno 75 anni, mentre è bello che un fattore di produzione di lavoro sia in mano alle persone che hanno 30 anni. Perché loro, nella loro biologia, sono nel pieno della forza propulsiva, mentre noi, anche se siamo buoni di anima, cominciamo a essere un po' lenti, diciamo così. Comunque è il mondo di prima che ci interessa, non siamo più staccati dal mondo di ora. E qui è bellissimo andare a indagare questa dimensione dell'azienda, quello che sta succedendo nel mondo oggi. Vi faccio fare anche un altro piccolo passaggio. La vigna viene piantata e, diciamo, se uno l'amministra bene, anche in climi un po' più caldi come i nostri, dura almeno 50 anni. Ma le più grandi vigne del mondo, per esempio in Borgogna, sono vigne che sono lì dai tempi di Carlo Magno. Quindi vuol dire che il fare vino, il fare vigna, è sostanzialmente un patrimonio di un terreno speciale, di un luogo speciale, di una particolare capacità dell'uomo lì di fare qualcosa di straordinario che ha una dimensione che attraversa il tempo. Il nostro mondo economico è rimasto fino all'altro ieri molto legato a piccolissime dimensioni, soprattutto in un paese come l'Italia, dove la piccola dimensione imprenditoriale, proprio perché c'è un tessuto cattolico, è rimasta dominante. Cioè il popolo italiano o la gente italiana, la campagna italiana, finché ha potuto, ha voluto essere proprietaria e padrona del luogo dove abitava. Io tra l'altro ho fatto la tesina di maturità al liceo classico su Miglioli e sulle prime grandi lotte ideologiche in Italia a fine 800 dopo la Rerum Novarum, dove c'era tutto un mondo progressista che pensava di portare gli uomini del lavoro ad essere dipendenti operai, quindi sottoposti all'ingiustizia sociale in modo che reagissero, e tutto il mondo cattolico che ha spinto
per far sì che invece fosse mantenuta l'identità uomo, terra, casa, padrone del mio lavoro. Questa è ancora una sfida oggi meravigliosa, però è inserita in questa sfida che ci chiedeva adesso lui della dimensione. Perché? Perché se io oggi faccio un'attività con un vigneto che deve rimanere 50 anni almeno, quindi con un grande investimento, che ha bisogno di una cantina, quindi di una costruzione, il capitale necessario per fare anche una piccola opera, per esempio la mia dimensione, è un capitale, tanto per parlare chiaro oggi tra di noi, di almeno 2,5 milioni, 3 di euro, che quindi necessita di una, in qualche modo, lentezza nella restituzione, perché io faccio una cosa che dà frutto, ma tutte le rese finanziarie sono modulate massimo sui 10 anni. E qui c'è stato, faccio un'apertura, c'è un interessantissimo ingresso del tema del lavoro, della libertà del lavoro, dell'indipendenza con il tema dell'uso del credito. E noi abbiamo perso quasi tutte le occasioni per difendere questa visione e questa cultura che era la cultura cattolica. Detto questo, invece, nel vino c'è un privilegio, perché il vino, anche nel mondo, diciamo, dominante dell'alta finanza, è riconosciuto di qualità se è identificato con un luogo. Quindi io non posso moltiplicare all'infinito la qualità di un luogo. I grandi vini di Borgogna sono a prezzi incredibili, ma sono magari produzioni di 6.000, 10.000, 20.000 bottiglie. La mia dimensione di coltivatore fa 150.000 bottiglie. Per essere sul mercato oggi e essere capaci di interessare i meccanismi commerciali di oggi, devi fare almeno 10 volte tanto. Ecco che si sta proprio in questa fase storica sviluppando una cosa che non era mai successa prima, che il denaro, che non ha più il nome e il cognome del signor Borghi, patron del Dignis, come lo piccolo io, è diventato il padrone totale di questi meccanismi, quindi tende a comprare tutte le produzioni qualitative in modo da garantirsi l'eccellenza di quel luogo e diventare possessore di quel privilegio che c'è in quel luogo lì. Ecco, questa è una dimensione interessantissima, dove c'è una possibilità che non c'è mai stata prima, proprio per il vino, di poter essere riconosciuti essenziali, di poter tentare una dimensione economica adatta alla piccola dimensione, alla famiglia e alla collaborazione all'interno di una famiglia. E questa è un'avventura interessante. Bene, grazie intanto Michele. Io ti faccio una domanda per concludere, perché appunto mi interessa questo modo con cui tu hai concluso, dicendo che vedi una grande possibilità, però hai indicato anche il fatto che il denaro senza nome, poi in realtà ci sono dei nomi che magari hanno i nomi dei grandi fondi internazionali, parliamo delle sigle, non è più il signor Borghi, ma è il fondo tal dei tali, che poi sono 6-7, che chissà come mai sono dei consigli di amministrazione anche del farmaceutico e altro, però stanno, tu dici che è una grande possibilità, come, spiegami meglio come avviene questa grande possibilità a tuo avviso in questa connessione tra un potere economico sempre più forte senza nome, che però deve fare i conti con questo dettaglio del territorio. Diciamo che una delle ragioni è quella che ho detto prima, cioè che c'è una relazione chiara tra un luogo e la quantità di prodotto che puoi fare. Cioè, se tu hai un'etichetta che viene fatta in 1 milione di bottiglie, vuol dire che è fatta industrialmente, perché vuol dire che hai preso tanti vini e li hai messi insieme. Un uomo che coltiva la vigna, se è appunto molto bravo,
bravo personalmente come lavoro fisico riesce a fare 5 ettari. E la vigna è meravigliosa perché non permette nella accezione della qualità un lavoro meccanico. Cioè quando io vado a potare, in un ettaro ho 5.000 individui. Io li conosco uno per uno, cioè quando taglio so se lasciare 7 gemme, 6 gemme, 12 gemme, se allevarla a un metro e mezzo, se andare a pulirla. Io non posso adesso raccontarvi il dettaglio dell'agricoltura, però nella viticoltura fa la differenza come tu porti a maturazione. Non è un meccanismo automatico. La pianta fa frutto dopo un mese di vegetazione, tutto il complesso di operazioni che arriva lì richiede la collaborazione dell'uomo. Di per sé la vite è un rampicante. Quindi è un esempio meraviglioso di come la natura, incontrando l'uomo, è diventata più buona. Questo significa però che c'è una centralità dell'opera umana insostituibile. E quindi intanto c'è questa dimensione. L'altra dimensione interessantissima, una volta me l'ha svelata un giapponese simpatico, eravamo in Italy, e siamo andati al ristorante, io ho fatto una delle mie terrificanti figure, perché per fare l'italiano splendido l'ho portato nell'unico ristorante di sushi di Verona e lui era veramente deluso e affranto, mi ha detto ma voi non sapete che cos'è il sushi, era molto offeso. Quindi poi però si è intenerito, perché comunque era una persona di un bel livello, e a un certo punto, guardando le mie etichette, continuava a guardare, fargli vedere come io ho fatto l'etichetta, come erano i colori, era molto contento, era molto colpito. Io la prima volta in vita mia che vedevo un cliente interessato all'etichetta e non al vino. E mi ha fatto ridere perché voi vedete che qui c'è un'immagine dell'Antelami che io ho messo come simbolo della mia azienda. Siccome non sono nobile, non avevo a disposizione nessun blasone, ho detto cos'è la cosa che posso mettere come immagine della mia azienda, e mi ricordavo questa immagine sul libro dell'Argan, che era il libro di testo del liceo classico, Duomo di Ferrara, a mese di settembre. E io ero rimasto già allora colpito dal fatto che entrando in chiesa fosse celebrato il lavoro. Ogni mese era un lavoro. E quindi questa unità tra ciò che dovrebbe essere laico e religioso mi aveva colpito. Però se poi lo guardate bene, a parte che mi assomiglia a questo vino, però c'è proprio la mano che tocca il frutto. C'è proprio questa idea di un contatto dell'uomo, per cui questa unione tra l'opera dell'uomo e il frutto dà il vino. E lui mi ha detto, vedi, ogni bicchiere di vino è un ponte tra due persone. E questa cosa qui mi ha folgorato, perché nel nostro mondo è possibile che il motore commerciale non sia la lunghezza dello scaffale, lo splendore della pubblicità, piuttosto che una sapienza di scontistico, di condizioni commerciali, ma è un rapporto tra persona e persona attraverso il vino. Quindi il mio cliente vorrà ritrovare il mio vino, e nessuno beve mai lo stesso vino. Quindi un buon bevitore ha tanti punti di riferimento e tante scoperte, ma quando ci sono le scoperte si innesca un meccanismo bellissimo, ancora umano, in questo mondo stravolto. E lo dico con molta soddisfazione, perché ci rendiamo conto che anche in questo momento in cui, tra le follie della separazione Covid, tra le follie del dissesto di un'economia, la gente normale ha una fame incredibile di rapporto. Sì, dice giustamente un genere, tantissimi quando dicono, ah sai Michele Satta, ah ma io ti ho bevuto. Insomma, un po' blasfemo, insomma. Allora, grazie Michele. Quello che ha detto adesso ci permette di collegarci subito, non so se è già collegata con noi. Ringrazio ancora Michele e Lucia.